È la volta della dottoressa Laura Chimienti, che dovrebbe... Eccola, ok. Lei, quando la trova, c'è la prima persona, per la funzione, poi si ancora con il Laura Chimienti è consulente in proprietà intellettuale, è titolare di Corporate Company, è docente a contratto in ambito universitario e per 37 anni è stata funzionaria SIAE, responsabile del pubblico registro cinematografico. E di recente ha pubblicato un libro molto interessante, di recente, un anno fa ormai, più o meno, 2020, sì. Ah, caspita, sì, no, ha una produzione molto, molto... molto intensa. Vabbè, lei è autrice di un libro che per noi avvocati che facciamo questo mestiere, cioè consulenza contrattuale in materia di diritto d'autore, è fondamentale, cioè un libro di modelli contrattuali in ambito diritto d'autore commentati, quindi davvero si impara molto da quel libro. Però quello che stavo citando recente invece è diritto... aggiornato già, eh sì, un po' di cose. No, quello che stavo citando invece è un libro più teorico, direi, che affronta il tema dell'intelligenza artificiale, quando l'intelligenza artificiale è creativa, fra virgolette, ma infatti il titolo è un punto di domanda alla fine, cioè diritto d'autore 4.0, l'intelligenza artificiale crea, punto di domanda. Comunque oggi non ci parlerà di intelligenza artificiale, ma sostanzialmente completa il discorso che è stato già affrontato dal professor Ricolfi nelle ultime slide relativamente alle nuove eccezioni e limitazioni che derivano da questa direttiva. Forse il suo intervento era quello che come dire, giovava di più della bozza italiana, nel senso che avremmo visto davvero come erano state declinate queste eccezioni e limitazioni dal legislatore italiano. Abbiamo visto la bozza quella di agosto, quindi mi auguro che non saranno andati tanto lontano, quindi il titolo è Diritti esclusivi, nuove eccezioni e limitazioni. Prego, se si vuole togliere la mascherina si può, come sì, vuole, no, se no se la tiene senza problemi. Io la tengo sempre. Buonasera a tutti, grazie all'Università, al Dipartimento e soprattutto alla professoressa Formica che si è tanto adoperata per la realizzazione di questo convegno. Io proseguo, diciamo, nel malcontento che già ha espresso il professor Ricolfi, perché evidentemente, diciamo, ci sono dei problemi dietro, diciamo, a questa riforma e quindi conviene, anche perché ancora siamo in una fase che non è stato definito il testo, vedere quali sono gli aspetti che potrebbero costituire un problema. Il primo problema che io noto su tutto questo è proprio il fatto che la direttiva, diciamo, che poi è uno strumento normativo esterno all'Italia, ma al quale l'Italia ovviamente ha partecipato per la realizzazione, quindi voglio dire, eravamo lì quando è stata fatta la direttiva, oggi stiamo qui per recepirla. E già la direttiva, secondo me, presentava alcune criticità. Io voglio ricordare a tutti che il diritto d'autore è nato con l'intento, diciamo, di difendere gli interessi degli autori, gli interessi dei titolari di diritto connesso, e tra questi includiamo pure, diciamo, l'industria, che consente la messa a disposizione delle opere verso il pubblico, i produttori fonografici, purtroppo gli editori, per un'infinità di motivi che io diciamo non apprezzo, sono stati esclusi dalla titolarità del diritto connesso, tranne un brevissimo lasso di tempo in cui c'è stata la famosa tutela della composizione grafica, poi, diciamo, decaduta. In effetti gli editori, secondo me, hanno cioè quando si realizza un'opera stampa, chiunque ha scritto un libro sa bene che una cosa, diciamo, è il manoscritto che l'autore, diciamo, produce all'editore, adesso non è più manoscritto, è un file, e un'altra cosa, diciamo, è il risultato finale che si vede. In più c'è da dire che se non ci fosse, diciamo, l'attività dell'editore per mettere a disposizione del pubblico le copie, cioè fare una distribuzione, fare le pubblicità, eccetera, l'opera probabilmente rimarrebbe nel cassetto dell'autore, non è, diciamo, così. Eppure se uno volesse pubblicare oggi, che ce n'è la possibilità, su internet un libro senza un editore che ne promuove la pubblicazione, diventa difficile. Quindi, tornando al discorso di prima, cioè autori ci abbiamo da una parte, poi ci abbiamo titolari di diritto connesso,
E questi soggetti, diciamo, sono soggetti che per poter mettere a disposizione del pubblico le opere devono fare in modo che si contrattualizzino, diciamo, le cessioni dei diritti. Quindi libertà contrattuale secondo me è fondamentale, perché nel momento che riduciamo tutto a equo compenso, compenso proporzionato, eccetera, eccetera, comunque sia, stiamo togliendo, diciamo, uno spazio di libertà contrattuale. Io quando ho cominciato a interessarmi di diritto d'autore, la prima cosa che sentivo dire era: per carità, le esclusive non si toccano, i diritti a compenso sono stati inseriti per la prima volta negli anni Ottanta, quando fu inserita, diciamo, copia privata, perché cominciavano le registrazioni in ambito privato e quindi c'era la necessità in qualche modo di far ritornare un qualcosa di proventi sia all'industria, soprattutto fonografica, ma anche agli autori. E in quell'epoca tanto, diciamo, si disprezzava, diciamo, tra virgolette, la possibilità che si riducesse il diritto esclusivo a un diritto a compenso, che fu fatta una norma che era ancillare alla legge sul diritto d'autore, ma non fu inserita nella legge sul diritto d'autore. Poi successivamente, che è successo? Piano piano si è capito che da una parte le società di gestione collettiva avevano tutto l'interesse a far, diciamo, decadere il diritto d'autore a diritto a compenso, perché loro incassavano questi proventi e poi li distribuivano con molta più facilità che una contrattazione diretta. Cioè, se c'è un diritto a compenso con un compenso che in qualche modo un decreto ministeriale qualcosa già ne fissa il quantum, è ovvio che poi ci si risparmia tutta l'attività di contrattazione, perché è quello. Poi la ripartizione, un altro problema, perché la ripartizione non è mai diretta di questi ecocompensi, è fatta sempre in una forma, diciamo, che si aggancia magari alla ripartizione diretta di altri compensi, per cui se uno ha preso 100 per una cosa, poi si trascina dietro anche il 100 dell'ecocompenso, e non è detto che l'utilizzazione che sta, diciamo, a monte dell'ecocompenso sia effettivamente poi uguale a quella che ha prodotto altre forme di diritti. Quindi io quello che vedo è che c'è un ulteriore ampliamento in questo ambito degli equi compensi, cioè più andiamo avanti e più riduciamo il diritto ad equo compenso da una parte, dall'altra aumentano le libere utilizzazioni. Qual è la frontiera del diritto d'autore? La caduta in pubblico dominio dell'opera, ma durante la vita dell'opera, cioè la vita di tutela, è, diciamo, la possibilità di esercitare le esclusive. Se io le esclusive le paralizzo, a quel punto, diciamo, quelle sono tutte forme di utilizzazione che escono dal dominio sia dell'autore, ma anche, diciamo, dei titolari derivati, perché a quel punto non potranno incassare questi compensi. Se poi, a fronte di queste libere utilizzazioni, torniamo a dire, c'è un equo compenso, a quel punto si ripropone il problema: quanto vale questo equo compenso e a chi andrà questo equo compenso? Perché il problema sta tutto qui. Quindi io ho molte perplessità. Tra l'altro, io dico, a questo punto non mi sembra più una legge sul diritto d'autore, chiamiamola una legge che va a tutelare l'oggetto, non il titolare del diritto. Quindi magari sulla proprietà intellettuale vogliamo cambiargli il nome, tanto abbiamo fatto 53 modifiche sostanziali della legge. Facciamo anche quest'altra, cioè cambiamo il topo, perché evidentemente, diciamo, si stanno spostando gli interessi, e chi sta, diciamo, prendendo forza in tutto questo? Non certo gli autori, e in parte neanche i titolari di diritto connesso, intendo non tanto gli artisti interpreti quanto, diciamo, gli altri titolari di diritto connesso, cioè l'industria che diciamo mette a disposizione le opere. E quindi nascono nuovi interessi, le piattaforme, che sicuramente ci portano, diciamo, verso una diffusione delle opere. Poi abbiamo le società di gestione collettiva, che più sta più acquistano potere, perché se riduciamo diritto a compenso, i diritti a compenso, da dove li pigliamo? Per forza di cose da un intermediario. Io negozio con l'editore il mio diritto di edizione, ma se questo diritto mi viene trasformato in un diritto a compenso, probabilmente l'editore passerà attraverso una società
gestione collettiva, e quindi diciamo diventa diciamo una possibilità in meno diciamo di gestione individuale dei diritti. Quindi poi abbiamo la nascita di altri soggetti, l'Agicom ha preso diciamo in mano il diritto d'autore, come ricordava il professor Ricolfi, sempre di più. E quando è cominciata questa storia? Questa storia è cominciata nel 2000 con la 248, dopodiché piano piano l'Agicom si è sempre più allargata, si è diciamo aggradito evidentemente questa situazione, e piano piano si è diciamo arrivati a avere un ulteriore soggetto che entra nel discorso. Prima esisteva il decreto luogotenenziale che ci serviva per quando non si poteva arrivare ad un accordo per dirimere la controversia, adesso ci sarà l'Agicom, da quello che è stato detto. Il comitato consultivo era un organo fondamentale nella tutela del diritto d'autore. Era diciamo allocato all'origine presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e lì stava bene, secondo me, quando la materia del diritto d'autore era, diciamo, materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Poi che cosa è successo? Negli anni 90 c'è stato uno spostamento di interessi e quindi il diritto d'autore è diventata materia, diciamo, amministrata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che da un lato sono diciamo sicuramente espertissimi della materia, ma sono anche gli utilizzatori del diritto d'autore, perché ovviamente diciamo si avvalgono delle biblioteche eccetera per svolgere la loro attività, peraltro attività diciamo apprezzabilissima, anzi poco diffusa, perché le biblioteche sono fondamentali. Le biblioteche ricevono, per esempio, la Biblioteca Nazionale ha tutte le opere che sono state pubblicate dal 1945 ad oggi. Anzi, penso che c'è anche quelle di prima, però voglio dire, dalla legge di adesso c'è l'obbligo del bio della copia per legge alla biblioteca, e a quel punto le biblioteche vengono, diciamo, rifornite, diciamo così, tra virgolette, con le due copie famose che gli editori sono obbligati a mandare alle due biblioteche nazionali, come Firenze, sbaglio, il dottor Antanasio, no? È così. E quindi tre? Quali sono? Firenze, Roma e la biblioteca regionale. La biblioteca regionale? Ogni regione ha dovuto nominare una biblioteca che raccoglie la copia, per gli scientifici anche la biblioteca regionale. E quindi non sono più due le copie? Sono quattro. Per i libri scientifici vanno ancora quattro. No, non siamo noi che facciamo questo. Strano. No, grazie che sia. Che interferiamo? Vabbè, comunque insomma voglio dire, quindi abbiamo questa situazione. Adesso stavamo dicendo che purtroppo non abbiamo ancora il decreto legislativo, diciamo, nella versione pubblicata, perché il decreto è stato approvato il 4 di novembre dal Consiglio dei Ministri, è stato firmato dal Capo dello Stato, perché nella banca dati degli atti firmati dal Capo dello Stato tutti abbiamo visto che è stato firmato. Adesso, come ricordava Simone, ho avuto un po' di vecchietta, un po' di mente, manca diciamo la firma del guardasigilli. Il decreto ha seguito il suo iter, cioè dopo che diciamo, il comitato consultivo lo ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio, l'ufficio legislativo del Ministero l'avrà trasmesso alla Presidenza, al MIBAC. Il MIBAC a sua volta ha trasmesso a tutti i ministri cui interessati, le politiche comunitarie, la giustizia, la compagnia cantante, e poi è arrivato. Certo. E dunque approvato diciamo a luglio in prima lettura, ad agosto è andato alle commissioni parlamentari interessate per il parere consultivo,
Le commissioni, diciamo, hanno superato il limite di tempo che gli era stato dato, chiesta una proroga e siamo arrivati al 27 di ottobre. Sono stati resi due pareri, chiaramente favorevoli, Senato e Camera. Il Senato con 16 osservazioni, la Camera con 22 osservazioni. Io devo dire che in 40 anni che seguo l'attività legislativa non ho mai visto tante osservazioni a proposito dell'approvazione di un decreto legislativo. Dopodiché il decreto, diciamo, è andato in seconda lettura in Consiglio dei Ministri e lì è stato approvato. Io mi dico adesso, questo decreto, tra l'altro sui siti internet, alcuni siti, non molti, circola una versione 3 di questo decreto che io ho preso come base per potermela, diciamo, studiare. Che presumibilmente da far scorrere o no? No, io devo entrare nel merito, sto facendo il cappello. Ah, questa era solo cappello. No, sì, sì, mi sbrigo. Dobbiamo stare nei 25 minuti. Già. Quanto sono fatti? Sono già 12. Vabbè, cerco di correre. Quindi a questo punto io dico questo. Il testo che abbiamo, diciamo, non ufficiale, ma che circola è un testo comunque che non si discosta eccessivamente da quello che era il testo che è andato alle commissioni parlamentari. Le fonti sono la direttiva, la legge 53 del 2021, stesso giorno di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della legge sul diritto d'autore, e 41-21 dopo 80 anni. E a seguire, diciamo, abbiamo il testo ufficiale che è andato, diciamo, alle commissioni parlamentari, perché quello lo ritroviamo negli atti parlamentari. Io dico, adesso abbiamo i pareri e quindi non ci si può discostare da quel testo più di tanto, se non nel limite del come si chiamano le osservazioni che sono state rese dalle commissioni parlamentari, perché se no, se facciamo una cosa completamente diversa, a mio avviso, io forse sbaglierò, ma bisognerebbe ritornare dalle commissioni parlamentari a chiedere scusate tanto, va bene, non va male, cioè se recepisco quello che mi è stato suggerito, perfetto, se non lo recepisco. Io ho trovato delle cose che secondo me non erano state consigliate da nessuno. Allora, arti figurative, adesso entro nello specifico, come devo fare per andare avanti? Freccia su, freccia giù, esatto. Arti figurative, allora è stato stabilito, e questo è previsto sia dalla direttiva, ci siamo, è stato previsto sia dalla direttiva sia dal decreto legislativo, che nel caso in cui un'opera delle arti figurative divenga di pubblico dominio, stessa sorte subisce la sua riproduzione quando non ha carattere creativo. È sicuramente una norma che sblocca l'utilizzo delle opere delle arti figurative, però penalizza contemporaneamente le riproduzioni. Il fotografo, faccio un esempio, che fa la semplice fotografia non creativa, perché se interpreta, diciamo, l'opera e quindi dà un risultato di immagine differente da quello, quindi inserisce elementi creativi da quello che c'era nell'opera originaria, allora a quel punto la tutela rimane e rimane per tutta la durata. Quindi se invece di trovarci di fronte alla semplice fotografia ci trovassimo di fronte a un'opera fotografica, l'opera fotografica rimane, diciamo, sotto tutela e quindi non è riproducibile liberamente. Diversamente la semplice fotografia sì. Che succede? Che per esempio per fare dei poster normalmente si realizzano delle fotografie. Quando si realizzano delle fotografie per fare dei poster si chiede, diciamo, agli aventi diritto sull'opera originale, se sotto diritti, l'autorizzazione. Si mandano pure le prove di stampa per avere il placet sul fatto che la riproduzione, diciamo, non lede i diritti morali dell'autore, e a questo punto si paga ovviamente un compenso all'autore, molto spesso anche per il tramite della SIAE, che ha un settore delle arti figurative e che ha un suo costo. Questo fino a ieri si è fatto nella logica che comunque c'era un ritorno economico, che per cui seppure l'opera cadeva in pubblico dominio, l'opera riprodotta, non altrettanto succedeva per la riproduzione che ne era stata fatta attraverso la fotografia. Oggi
Succede che con l'entrata in vigore del decreto legislativo, a mio avviso, chi ha riprodotto 3 anni fa, non conoscendo la direttiva, non presupponendo che questo sarebbe successo e pagando un compenso, si trova oggi poi a non poter più riutilizzare la sua fotografia, perché è fuori diritti, quindi è liberamente riproducibile. Quindi la fotografia di un'opera che nel frattempo cade in pubblico dominio, quando fu fatta non lo era di pubblico dominio e quindi era stato pagato un diritto di riproduzione, oggi diciamo cessa di... questo va benissimo per il futuro, perché chi fa le fotografie da oggi in poi sa che questo succederà. Per quelli che hanno fatto le fotografie 15 anni fa, 18 anni fa, perché 20 anni dura il diritto del fotografo, francamente trovo che sia, diciamo, sicuramente una penalizzazione, e quindi lì dietro c'è tutto un mercato che fa questo tipo di attività, che sicuramente da questo fatto non troverà, diciamo, giovamento, anzi al contrario sarà penalizzato. Ah sì, è vero. Sì, grazie. Sì, mi fai il favore, perché so proprio... Va bene, però ci arrivo io lo stesso. Ah, grazie. Il microfono per... allora, posto così tu puoi accostarti. Considerando, e questo è il testo dell'articolo 14. Le opere di pubblico dominio, come ricordava il professor Ricolfi, che invece sono di proprietà dello Stato, per quanto previsto dal codice dei beni culturali, non rientreranno in questa ipotesi. Però c'è da dire che la Camera, nel parere che ha espresso, ha ricordato una linea di indirizzo già espresso in una risoluzione che sarebbe la 8-00126 del 16 giugno 2021, approvata dalla 7ª Commissione della Camera dei Deputati, cioè dalla Commissione Cultura, in cui si invita il governo a fare in modo che sia sempre più liberalizzato l'accesso a questo tipo di opere. Non sappiamo quali risultati avrà tutto questo. Adesso andiamo a parlare un attimo di audiovisivo. Due sono gli articoli che sono stati presi in considerazione per modificare la legge sul diritto d'autore, l'articolo 44 e l'articolo 46 e 46 bis. All'articolo 44 inopinatamente è stato inserito nell'ambito delle figure riconosciute, anzi considerate, dice la norma, quali autori dell'opera cinematografica, anche, sentite un po', chi? I traduttori. Dunque, non c'era scritto nella direttiva, non c'era scritto nella delega, non c'era scritto nella precedente versione che è andata ai pareri delle commissioni parlamentari. I traduttori, nessuno dubita del fatto che siano autori, quando la loro traduzione è di carattere creativo. Ma non saranno autori dell'opera cinematografica, anche perché l'opera cinematografica normalmente è realizzata, se in Italia, in lingua italiana. Può esserci il caso molto residuale di un attore straniero che recita nella sua lingua d'origine, allora in quel caso si fa la traduzione per poter, diciamo, dare i dialoghi in lingua italiana. Ma questo è residuale, normalmente, diciamo, in Italia si recita in lingua italiana. E quali sono le opere che invece subiscono la traduzione? Cioè subiscono, per le quali è necessario fare la, perché noi a differenza degli stranieri li ascoltiamo soltanto in lingua italiana, sono le opere straniere, quindi il contributo del traduttore sicuramente non ha a che fare con la realizzazione dell'opera, perché non lo può essere, perché avviene, diciamo, tranne in quell'ipotesi individuale di cui vi ho detto prima, sempre postuma, nel senso che quando arriva in Italia per la distribuzione un film si fa la traduzione, l'adattamento e il doppiaggio che poi non è diritto d'autore, è diritto connesso, perché c'è un interprete che fa il doppiatore e poi c'è un direttore del doppiaggio che coordina l'attività dei doppiatori. Quindi noi stiamo mettendo nella legge sul diritto d'autore, non so perché, nell'articolo 44, come figura autorale, insieme all'autore del soggetto, all'autore della sceneggiatura, all'autore della regia, all'autore delle musiche, anche quest'altra figura, il traduttore.
Allora mi viene spontaneo chiedermi, ma perché non anche il fotografo? Forse il fotografo contribuisce ben di più, diciamo, alla realizzazione dell'opera cinematografica. Per fare un nome su tutti, sto raro. Allora facciamo pure loro autori dell'opera cinematografica. Tra l'altro la direttiva, quella sulla durata del diritto d'autore, quando ha indicato ai fini della durata del diritto d'autore quali potessero essere le figure autorali, diciamo, da prendere in la cui vita andava presa in considerazione ai fini della caduta in pubblico dominio, ci avevano messo l'autore della sceneggiatura, il regista e l'autore della colonna sonora, l'autore delle musiche della colonna sonora appositamente creata, quindi non delle colonne sonore, diciamo, preesistenti. E quindi era già stato escluso all'epoca la figura del soggettista. Oggi ci ritroviamo invece ad un'aggiunta così di questa figura del traduttore. Quindi chiudo perché andiamo sul 46. Il 46 che cosa prevedeva, sempre in campo di diritto d'autore sull'opera cinematografica? Che nell'ipotesi in cui gli autori, quelli originari, non il traduttore che hanno messo adesso, non fossero stati retribuiti a percentuale sugli incassi del film, perché si parla lì solo di utilizzazioni sala dell'opera cinematografica, in quel caso dovessero essere retribuiti con un compenso aggiuntivo quando gli incassi raggiungevano una certa cifra. Che cosa è successo? La norma è stata modificata in questo senso. Non solo gli autori dell'opera cinematografica, ma anche il doppiatore, il direttore del doppiaggio, il traduttore, non mi ricordo chi altro, perché tu me l'hai mandato avanti. Il 46 è questo. Sì. Ok, comprimari inclusi doppiatori, cioè figure che qui non hanno nulla a che spartire con il diritto d'autore titolo primo, perché poi adesso vi spiego perché non ci dovrebbe stare lì, ma dovrebbe stare nella parte del diritto connesso, avrebbero diritto a un compenso. Non una volta che è stato raggiunto una certa cifra, ma già dal primo euro di incassi in sala cinematografica, che dovrebbe essere pagato o concordato con gli autori, oppure qui interverrebbe l'Agicom, per prendere questo compenso. Il bello è che il compenso si sa a chi spetta, ma non c'è scritto a chi lo deve pagare. Cioè nel 46 bis, quando fu introdotto l'equo compenso per le forme di utilizzazione non sala cinematografica, all'epoca si è esclusa appositamente la sala cinematografica. Adesso qui è troppo lungo perché non posso raccontare la storia del diritto d'autore. E quindi purtroppo ci ritroviamo con una norma che da una parte identifica benissimo i soggetti, identifica malissimo nella loro collocazione, perché i soggetti di diritto d'autore andavano messi casomai nel 46, i soggetti di diritto connesso là dove si tutela il diritto connesso, come si è sempre fatto quando abbiamo modificato queste norme. Cioè c'era una norma, diciamo, parallela dall'altra parte che diceva anche questi altri titolari di diritti spettano questi compensi. Qui invece è stato fatto, diciamo, una macedonia, e in più non è stato assolutamente indicato chi è che deve pagare. Io mi chiedo, siccome nessuno lo vorrà pagare questo compenso, è una norma morta, perché quando arriveremo al dunque, il produttore cinematografico lo deve pagare, lo deve pagare il distributore, cioè quello che manda in giro le pellicole, lo deve pagare l'esercente della sala cinematografica. Qui c'è scritto chi è il titolare, cioè che il titolare passivo, diciamo, di questo diritto. Quindi questa pure di norma non mi piace. Invece direi che sul 46 bis possiamo soltanto annotare che in effetti si passa da un sistema di retribuzione equo compenso, cioè un compenso minimale, a una retribuzione che tiene conto dell'effettivo valore della utilizzazione che viene fatta. Cioè il compenso, secondo me, a questo punto sarà superiore a quello che è stato fino ad oggi, perché non è più un equo compenso, ma è un compenso proporzionato con le effettive utilizzazioni. Allora, purtroppo sulle altre, allora,
Salto? Una cosa sull'editore, magari l'ultima slide sul 50% dell'editore, poi consentiamo a... Esatto. Allora, il 50% del compenso dell'editore è stato stabilito che nel caso in cui siano previsti degli equi compensi e il diritto sia stato ceduto da chi, diciamo, lo deteneva, non potrà essere dato più del 50% del compenso all'editore. La norma non si applicherà al diritto di prestito. Qui mi risparmio il resto, perché sul diritto di prestito credo che ci sarebbe da fare un convegno apposta. Dopo 1500, diciamo, faccio solo questo, dopo che la Corte di Giustizia ci ha condannato, prima ancora, dopo che c'è stato un procedimento di infrazione per cattivo recepimento della direttiva, siamo arrivati a una soluzione che non si capisce bene, e vorrei sapere quanti autori, se ce ne fosse uno qui, non lo so, però io che faccio anche questo, vi posso dire, ho mai preso una lira, diciamo, di diritto di prestito, e nelle biblioteche i libri, soprattutto quelli scientifici, vengono prestati. Grazie mille. Grazie. Prego, grazie. A voi.